Anche questa mattina, nella sede del municipio di Bagnaia, sta per riunirsi il consiglio comunale. È una giornata calda di maggio e i consiglieri, quasi tutti maggiorenti del paese, arrivano al solito con un po' di ritardo. Non mancherà nessuno, però. Per gli autorevoli membri del consiglio, la sede municipale ha quasi il valore di una piccola reggia. Considerano infatti come loro proprietà privata il piccolo paese di cui sono rappresentanti. Un paese lontano dai centri cittadini, circondato da una parte da un mare avaro, dall'altra da un'aspra campagna. E anche stamattina, come sempre, lo spazio riservato al pubblico è deserto. Dichiaro aperta la seduta. Dia inizio alla lettura del verbale. Verbale del Consiglio Comunale del giorno 2-5. Il giorno 2 maggio 1952 si è riunito nella sede municipale il Consiglio per deliberare sul seguente ordine del giorno. Primo, stanziamento. Questo è il dottor Silvestri, stanco e annoiato come sempre. Per 25 anni è stato il medico condotto del paese, dove è rimasto ad esercitare la libera professione più per forza d'inerzia che per convinzione. È un personaggio importante della nostra storia. Il cavalier Fauci è il più grosso proprietario terriero. Il processo verbale è approvato. Prima di passare all'ordine del giorno, ho il piacere di comunicare al Consiglio che attendiamo per oggi l'arrivo del nuovo medico condotto, il dottor Roberto Ferrero. Auguriamoci che sia all'altezza del suo compito. E che non tagli la corda dopo 6 mesi come gli altri. Silenzio! Eccolo qua il dottor Ferrero, un po' troppo giovane forse, fresco di studi. Si è portato dietro tutti i libri. Li sa quasi a memoria, ma gli studi sono una cosa e la pratica un'altra. Roberto Ferrero è il primo ad averne coscienza. Per questo si guarda ora d'intorno con un vago timore. È la prima volta che si trova al di fuori delle mura dell'università, fuori dall'ospedale, solo con se stesso, senza la possibilità di un consiglio, di una conferma autorevole. Solo di fronte a gente fino ad oggi ignorata, che si affida a lui. Roberto Ferrero cederebbe ora forse allo smarrimento se, lasciando la cittadina dei suoi studi, non si fosse ripromesso di vincere ogni esitazione. È deciso a continuare nel suo studio, deciso a lavorare intensamente. Non gli sarà difficile se gli altri avranno fiducia in lui e lo aiuteranno. Ecco l'albergo, dottore. Antonio! Antonio, è arrivato il dottore! Signor dottore, ma lei è proprio il dottor Ferrero? Sì. Ah, venga. Venga, abbia pazienza. Hanno già mandato a cercarla. Me? Sì, è venuto il messo del comune. Oggi c'è consiglio in municipio. Il sindaco la vuole presentare ai maggiorenti del paese, già che sono tutti riuniti. Possiamo dire, concludendo, che la prossima stagione si presenta sotto i migliori auspici. Anche per merito del collega assessore Sbrana, il quale, come tutti avete visto, ha portato notevoli migliorie al suo albergo e sostenendo un sacrificio non indifferente. Né va dimenticato il contributo del collega consigliere Tosi, che ha ampliato e rimesso a nuovo la sua ottima pensione. Del collega Fauci è inutile dire. E di quanti altri esercenti privati e artigiani hanno contribuito a migliorare l'attrezzatura turistica del paese. Infine, sicuro interprete dell'unanime sentimento del Consiglio, esprimo la gratitudine della cittadinanza per il nostro rappresentante al Parlamento, onorevole Carlo Fogni, al cui autorevole intervento si deve se per tutta la durata della stagione estiva avremo la fermata del diretto delle 9:22. Bravo il sindaco! Grandioso! La seduta è tolta, signori. Veramente il verbale non rispetta esattamente. Volevo parlarle di quella questione dei mezzali. Scusi, signor sindaco, c'è qui il dottor Ferrero. Caro dottore, piacere. Roberto Ferrero, piacere. È arrivato ora? Sì, da pochi minuti. Ha fatto bene venire qui, ci siamo tutti, tutti i maggiorenti del paese, voglio dire, l'assessore Fauci, l'assessore Sbrana. Piacere. Anch'io.
Tosi. Piacere. Aspetti, c'è un altro che le voglio presentare. Il dottor Silvestri. Piacere. Il piacere è tutto mio. È il suo concorrente, piuttosto anziano. Ma in gamba, eh? Dunque, dottore. No, scusi, signor sindaco, io non sono tra i maggiorenti, ma per la mia professione... Come no, ma sicuro. Questo è il nostro farmacista, il dottor Matteucci. Signor sindaco, la firma. Oh, sempre firme. Scusi, da qui. Non è mica sceso giù all'albergo, eh? Oh, per carità, quello è il più gran ladro del paese. Pazienza, si tratta di 2 o 3 giorni, il tempo di sistemarmi e poi... Ma lei ha già il suo alloggio e anche l'ambulatorio, casa e bottega. Lo sapevo che il comune... No, che comune. C'è una signorina, chiamiamola così, una simpatica ragazza che ha una bella casa, eh? Vero, farmacista? E le pare che io... No, non fraintenda, una signorina di buona famiglia che vive con sua madre e ha un debole per i medici condotti. Tutti i suoi predecessori in questi ultimi anni hanno goduto della sua ospitalità. O forse lei è ammogliato. No, non sono ammogliato. E allora non può trovare di meglio. Cavaliere, ma lei approva? Ah, con permesso. Prego, mi scusi, lei ha parlato dei miei predecessori, ce ne sono stati molti. Ah, sì, e qui i medici condotti durano poco. Non è consolante. Ma non è per colpa della signorina Franca Jacopetti, eh? E di chi? L'ambiente... Avremo tempo di riparlarne. Allora, signori, buongiorno a tutti. Mi sembra troppo giovane. Non dà affidamento. Ma speriamo almeno che non sia un somaro. Oh, speriamolo pure. Perché? Mi sembra l'uomo adatto. Proprio quello che ci voleva. Pare anche a me. Qualche giorno dopo, il dottor Ferrero lasciò l'albergo e andò ad abitare dalla signorina Franca Jacopetti. Quella mattina le strade erano più deserte del solito. Gran parte della popolazione era al funerale di un giovane impiegato, una morte improvvisa di cui Roberto non era riuscito a conoscere la vera causa. Permesso? Avanti. Buongiorno. Mi dispiace che mia madre sia a letto ammalata. Roberto Ferrero. Franca, si accomodi, l'aspettavamo. Di qua. Ecco, questa è la sua stanza. Non vedo le valigie, dovrebbero averle portate stamane. Oh, ho già sistemato tutto io. L'ho chiesto alla mamma. I vestiti l'ho messi nell'armadio. Credo di aver fatto bene. Sa, noi non abbiamo uomini in casa. E i libri gliel'ho messi nel cassetto. Ma non ci sono che questi. Non c'è nemmeno un romanzo. Non ne leggo più da tanto tempo. Glieli presterò io. Ne ho tanti. Sai, in paese solo io sono abbonata al Grand Hotel. Volentieri, se avrò tempo. È stanco? No, non è questo. Sì, lo so, è per quell'impiegato morto. Il dottor Silvestri prescrive soltanto purganti. E ne ha mandati tanti al Camposanto. Ma poi lei non c'entra per niente. Comunque non è piacevole. Sono appena arrivato e mi si prega di non occuparmi di un decesso così strano. Lei capisce? Ma forse la sto annoiando con questi discorsi. No, anzi, devo fare una confessione. Sa, dopo che le ho fatto sapere che la casa era a sua disposizione, mi sono pentita. Ora mi accorgo di non aver sbagliato. Lei si sentirà molto solo qui. Avrà bisogno di qualcuno con cui parlare. Qui la gente è senza pietà. Io posso aiutarla. Il funerale. C'era bisogno di un giovane in questo paese. Silvestri è troppo vecchio. Anche quando morì mio padre, noi di casa demmo la colpa al medico. Ma il dottor Silvestri non si preoccupa tanto, lei è troppo sensibile. Venga, le mostrerò una stanza che mi sembra adatta per il suo ambulatorio. La voleva il dottor Silvestri, ma io ho sempre detto di no. È molto comoda, sa? Da proprio sulla strada. Sì, tutto questo va bene, ma quanto costa? Questione di interesse, parlerà con mia madre. Poi ci vorrebbe un armadio, un lettino. Beh, se vuole, posso pensarci io, darò anche una bella ripulita. Non vorrei che si disturbasse.
Lei si domanda perché faccio tutto questo. O forse perché qua i giorni non passano mai. La mia vita è fatta di niente, solo noia. Ci si sente spiate, ti contano i passi, i vestiti, uno sguardo. Ah, quante sciocchezze dico. A lei non interessano certo. Perché? Anch'io credo di sapere cosa significhi vivere in un paese. Fa caldo, vero? Franca! Sono qui e mia madre. Mamma, ecco il dottor Ferrero. Molto lieta. Ma lei è proprio medico? Mamma, che dici? Ai tempi miei i medici così giovani non andavano in giro. Non se l'abbia male, sa, ma le confesso che preferisco il dottor Silvestri. Sa, tra vecchi ci si intende meglio, eh? Veramente? Andiamo di là. Dove lo porti ora? Sta calma. Ora mando l'Armidia a prenderti il giornale. Arrivederla, signora. Spero cambierà idea sui giovani medici. È difficile all'età mia. Se fosse stato per me, lei non sarebbe nemmeno venuto ad abitare qui. Ma Franca se l'è messa in testa. Ormai qui comanda lei. Buongiorno. Armida! Signorina. Eh? Sua madre non mi sembra molto entusiasta. Non vorrei... No, no, non ci faccia caso. Sono due anni che non si muove da letto. Sono un po' inasprita. Ecco! Ma vedrà, vedrà che cambierà idea. E eccomi! C'è il dottore! Venga, dottore! La morsa una vipera! Perso conoscenza. È successo qualche minuto fa. Era andata a far legna. Meno male che l'abbiamo trovata. È lì sul carretto. Ah, oh, poverina. Poverina. State indietro. Guardi. Guardi, guardi, dottore, com'è bianca. Ma allora, questo farmacista non è nemmeno in casa. È andato via un momento. Ma il farmacista non deve andare via. Deve stare in farmacia. Ha ragione. Andate a prendere il siero. Sì, subito, dottore. Speriamo che ci capisca qualcosa. Ha visto il dottorino? L'ho visto. Quanto si dà da fare. Bisognerà tenerlo d'occhio nell'interesse di tutti. Figlia mia. Figlia mia. Mi prenda la borsa, per favore. Luisa. Luisa. Da quanto tempo è successo? Ah, mezz'ora fa. Si era addormentata per terra, poverina. Sta buona, cara. Dottore. Ecco il siero e la siringa. Va bene. Come sta, dottore? Ora vedremo. Bollite la siringa, presto. Certo, certo. Dalle nostre parti si usa così. La siringa, dottore. Come sta? Fate silenzio, fuori, andate, andate. Si sta addormentando. Ma deve riposare, si sta addormentando, su, silenzio. Andate via, andate per i fatti. Avanti, avanti. Ma non c'è niente da vedere. Perché non l'ha mandata a casa? La reazione del siero è stata molto violenta. Ma la prima notte che lei è qui, nel suo letto ci dorme un'altra. Non importa. Vada a riposarsi in camera mia. Resto io qui. No, vada pure a dormire.
È il mio primo malato. È un po' come il primo figlio. Le ho preparato un po' di caffè. Ada, Ada, perché non mi porti a Melbourne, Ada? La mia sorellina mi aspetta e Melbourne è lontana. Sta tranquilla, andremo a Melbourne. Partiamo domani. Poverina Delira. Guaio, sa cadesse una disgrazia qui, ma faccia qualche cosa. So io quello che devo fare. Domani sarà in piedi, non è il caso di allarmarsi. Anche lei non si fida di me. No, non volevo offenderla. Ma viviamo in un paese, mia madre si impressionerebbe subito. Franca! Ecco. Partiamo, senza dire niente a nessuno. Che c'è? Perché non sei andata ancora a letto? Chi è che parla di là? Un dottore in casa, si comincia già a non poter dormire la notte. Il dottore ha voluto un caffè. Il dottore, sempre con questo dottore. Dormi, sta calma. Buonanotte. Vattene a letto, che ti sento. Preoccupi, era senza febbre. Ma potevate svegliarmi? Non zoppicava appena, sciocchezze. Quelle lì hanno 7 anime come i gatti. Devo cercarla. Tornerà da sola. Va via, mi stavo preparando il letto. Lo stetoscopio. Dove posso trovarla? Giù, nella pineta, tra le pecore. Per quello che ha fatto per lui. Ah, lascia andare. Sono venuto per vederla. Potrei avere un bicchiere d'acqua? Oh, subito, per carità. E Luisa come sta? Ma era qui intorno. Luisa? Luisa? Ah, eccola. Buongiorno, Luisa. Come sta la gamba? Pensare che non dovrebbe correre e nemmeno camminare. Ma dove va? Alla Fiumara, il suo posto preferito. Non ha più niente, dottore. È una diavoletta e d'acciaio quella lì. Salute! Salute! Nei giorni seguenti, Roberto ebbe alcune chiamate urgenti, casi piuttosto gravi, alla cui risoluzione dedicò tutto se stesso. Turbato, scopriva le squallide condizioni in cui viveva gran parte della popolazione. Il sindaco gli aveva detto che la gente crepava di salute. Roberto non tardò ad accorgersi come non fosse vero. Di fronte agli stessi sintomi che presentavano alcuni suoi pazienti, un dubbio si faceva strada in lui. Quasi a fatica, formulò a se stesso una domanda che lo lasciò sconcertato. Tifo. Prima di darsi una risposta, si decise a parlarne col vecchio medico. In fondo, il dottor Silvestri viveva da molto tempo nel paese e avrebbe potuto dargli indicazioni preziose. Ah, che devo l'onore. Prego, collega, si accomodi. Grazie. Deve scusarmi per il disturbo. Si ma figuri. Si tratta di una cosa piuttosto grave, di un dubbio che mi è sorto in questi giorni. Anzi, più che un dubbio, direi una certezza. Ho dovuto curare parecchi malati di tifo, un'epidemia incipiente. Addirittura? 5 o 6 casi, di cui uno molto grave.
Già, ho sentito. Danno la colpa a lei, naturalmente. Ma non ci badi, sa, è gente molto ignorante. Infatti non me ne preoccupo, mi preoccupa l'epidemia. Anche se finora sembra localizzata in una estremità del paese, ci deve essere una causa. Forse un inquinamento dell'acqua. A lei non risulta nulla? No, ma sa, la mia clientela non è da quelle parti. Non è il caso di drammatizzare, eh? Tutti gli anni, ai primi caldi, abbiamo sempre un po' di tifo. È gente molto sporca, che ignora l'ABC dell'igiene. No, 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 l'acquedotto non c'entra. Piuttosto, sa che cosa fanno? Innaffiano l'orticello con l'acqua che gli è servita a lavare la cucina e magari la stalla. E allora lei capisce, la verdura... Sarà così, ma non possiamo disinteressarcene. Non si tratta di un caso isolato. Sì, ma non c'è pericolo. Come le dicevo, succede tutti gli anni. Lei è giovane, animato dal sacro fuoco, ma non se la prenda, creda a me, collega. Qui non c'è niente da fare, è questione di civiltà. Ma se lei mi assicura che non ha avuto nessun caso... L'avrei detto subito, eh? Va bene, dottore, arrivederci. Arrivederci, È sempre a sua disposizione. Grazie. Ma ti dico io... Buonasera, dottore. Buonasera. No, lei non mi onora mai di una visita, non mi dirà che ha tanto da fare. Proprio così. Beh, di giorno va bene, ma la sera una capatina in farmacia è quasi d'obbligo. Ma forse lei ha di meglio per passare il tempo, Come va con la padrona di casa, si è affiatato? Lei ha sempre voglia di scherzare. E venga a vedere la farmacia, si accomodi. Ah, veramente ben fornita. Che vuoi tu? Ecco, vedi? Aspirina e salicilato, magnesio e camomilla. Il dottor Silvestri diffida delle specialità. Non ha torto, forse. Ma come? Anche lei? Ah, no, lei è giovane e al corrente delle ultime scoperte della medicina. Non si vorrà mettere alla pari con quel rimbambito. Quello lì è rimasto alla scuola salernitana. Un medico che non ha fiducia nelle medicine. È proprio a me doveva capitare. Tieni i soldi. Ha detto la mamma che passerà a lei. Ah, ho capito. Vai, vai. Hai visto? E scriviamo. Che vuol fare? Brutto mestiere, caro dottore. Lei se ne frega, lo so. Alla condotta, ma io devo pagare l'affitto, le tasse che ti mangiano vivo. Il locale è completamente nuovo perché io ci tengo alla mia farmacia, ma le medicine restano qui. E pensare che lavoro ce ne sarebbe. Sa, siamo quasi 5.000 abitanti e se non fosse per quel disgraziato... Lei ce l'ha a morte con quel povero Silvestri. Mi sembra una brava persona. Non lo conosce. Forse. Ma mi dico un po', lei è informato di questi casi di tifo? Ah, oh, brutto tasto. Il tifo non c'è, è proibito. Come? Capirà, siamo ai primi di giugno. Tra poco arrivano i bagnanti, se si sparge la voce che c'è il tifo. È sicuro di quello che dice? Lei è un ingenuo, non li conosce i maggiorenti. Uno all'albergo, un altro il bar, un altro le cabine, il cinematografo all'aperto. Possibile. Proprio così, caro lei. Capaci di qualsiasi cosa per l'interesse. Una banda di affaristi. Sono tutti uguali. Farmacista! Ah, vengo! Il cavalier Fauci. Oh, guardi, guardi pure, Oh, buonasera. Salve. Arrivederci e grazie delle fesserie. Per carità. Buono questo. Ha risparmiato le 25 lire del giornale e possiede più di 100 ettari di terra. Lei si meraviglia che hanno proibito il tifo, ma c'è di peggio. Si tengono le mine in casa, voglio dire, nelle proprietà. Non capisco. Ah, è tanto semplice. Qui sono passati i tedeschi, lei lo sa, e hanno seminato le mine dappertutto. Uno del paese fece la denuncia. Quando mandarono gli sminatori, dovete aspettare 2 mesi prima di rimettere piede nella sua proprietà. E allora questi altri cosa fanno? Stanno zitti. E così ogni tanto qualche contadino salta per aria. Che gente. Ma che ci vuol fare? Arrivederci. Arrivederci, dottore. Oh, senta, mi raccomando a lei. Cosa? È per quello che dicevamo prima, sa, le specialità. Mi faccia vendere un po' di vitamine A, B, C, D. Io ho tutto l'alfabeto. E poi fanno bene, no? Vedremo. Oh, inutile dire che le sue ricette le metterò da parte, perché sa, quando c'è un certo margine... Lascia andare. D'accordo? Arrivederci. Ah, finalmente, dottore. Come mai a quest'ora? È stata una giornata piuttosto faticosa. È stanco? Un po'. La cena è pronta. Grazie, mangerò più tardi. Ma vorrei che non si sentisse così solo. Lei si abbatte troppo facilmente. È sempre difficile cominciare. I vecchi non sono mai troppo generosi coi giovani.
bisognerebbe invecchiare presto. Ma che cosa dice? Le avevo sistemato questa stanza con tanto entusiasmo e invece... È colpa mia. Ogni sera prima di addormentarmi penso, domani me ne vado. E invece resto. Non so perché. Ma cosa le è successo? Niente. O meglio, tante piccole cose. Già, lei è quello che non parla, almeno con me. Non si trova bene qui. Ma sì, che c'entra. Vada, vada, signorina. Se ha da fare, non la trattengo. Lei sa benissimo che non ho nulla da fare. Sa che aspetti il suo ritorno per sentire una voce che non sia quella di mia madre. Fare due chiacchiere. Ma non mi riesce. Perché lei non vede l'ora di mandarmi via. Ma no, creda, signorina. Io mi rendo conto... Già, le faccio pena, vero? Dica la verità, dottore. Lei sa tutto di me. Ma sì, sia sincero. E chi non lo sa? Potrei dirle che esagerano. Ma non mi importa. E neanche a lei, naturalmente. Vado a rimetterle la cena sul fuoco. No, buonanotte. Non vada via. Anch'io, forse stasera, ho bisogno di parlare con qualcuno. Ma aspetti. Perché mi guarda? Non so. La vedo diversa. Forse è per lei. Non credo. È in casa il dottore? Sì, venga, venga. Buonasera, dottore. Dovrebbe andare da Giulio alle Tre Croci. Dov'è? Un po' lontano, sulla via Grande. Glielo spiego io. Di che si tratta? Ah, non lo so, passavo in bicicletta. Giulio mi ha detto che è una cosa urgente. Va bene, vengo subito. Grazie, mi raccomando. Una cosa urgente? Ma che cosa? Almeno uno sapesse quello che si deve portare dietro. Prenda tutto. Sì, è meglio. Speriamo che non sia troppo grave. È il primo cliente che paga. Vorrei proprio che morisse. Non preoccuparti, Roberto. Andrà tutto bene. Tieni, il cognac che può esserti utile. Grazie. Ma vedrai, sarà uno dei soliti casi. Sta tranquillo, ho pregato per te. Grazie, dottore, di essere venuto. Dov'è la malata? Ma no, non è lei, non è malata, è vecchia. È la Nerina che si è troncata una gamba. Venga, venga, dottore. Ma no, non sono malata io. Il dottore, per fortuna, non l'ho mai visto in vita mia. Ecco la Nerina. E mi avete chiamato per questo? Io non sono il veterinario. Ma dottore, è l'unica bestia che abbiamo, ci è costata sudore. Ci aiuti, dottore, ci aiuti. Ma non posso, a parte ogni questione di dignità, non saprei da che parte cominciare. Oh, Maria Vergine. Aspetti, dottore. Non avete pensato che posso anche offendermi? Lei è giovane, non sa certe cose. Lei ha studiato, dottore. Ma perché non chiamate il veterinario? Ma quello ce la fa ammazzare subito. E a noi ci serve per il latte, magari per il latte solo. Nino, Nino. Nino, senti, Nino, diglielo anche tu al dottore, che ce la salvi. Dottore, se perdono quella vacca, il padrone li butta fuori dal campo. E chi dà da mangiare a queste creature? Credete, proprio non è possibile. Doveva succedere proprio alla vacca. Potevo rompermela io una gamba. E va bene, vediamo quello che si può fare. Oh, grazie. Grazie, dottore. Dottore, noi non siamo mai malati, ma se dovesse succedere, chiameremo sempre lei, glielo prometto.
Non mi sembra molto grave. Forse ce la faremo. Bisogna immobilizzare l'arto. Ci vogliono delle stecche. Avete delle fasce? Oh, solo quelle dei bimbi. Va bene, andate a prenderle. Per qualche giorno non avrai il latte. Che ci vuoi fare? Luisa, la giacca del dottore. È una bella bestia. Com'è andata, dottore? L'arto deve rimanere immobilizzato almeno per 10 giorni. Spero che guarirà. Oh, meno male. Luisa, andiamo. Buonanotte. Prenda, dottore. Lo facciamo noi. È buono. Grazie. Giulio, il dottore se ne va. Prenda anche questi. Grazie. E mi raccomando, fatemi sapere come sta. Ah, certo. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, dottore. Perché hai fatto così tardi? Ero lontano. Grazie. Lascia, faccio io. No, no. Faccio io. Com'è andata al nostro dottore delle chiamate urgenti? Male. Che è successo? Non era un malato. Ah, no? Mi hanno chiamato al capezzale di una vacca. Una vacca con una gamba rotta. Ma scalzone. È stato lo scherzo di qualcuno? No, non credo. Povera gente, per loro quella bestia contava come un figlio. Dovevi venire via subito. E perché? Non ti hanno nemmeno pagato. Lì, nella borsa. Formaggio. E tu l'hai accettato? Oh, sono stufo di questa vita. Sveglia ad aspettarti. Ad ogni rumore mi dicevo, è lui. Ma come, dal ministero non hanno ancora risposto? Abbiamo già sollecitato 2 volte. Insistete, insistete. Signor sindaco, è arrivato il dottor Ferrero. Ah. È in sala con gli altri. Che aspetti? Bisogna sempre aspettare delle ore. Quel Ferrero ha già l'antipatia di tutto il paese. Sarei un esposto al prefetto, ma lei capisce che non è una cosa semplice, ci vogliono argomenti solidi. No, sarà difficile trovarne. Per esempio, ha visto dove è andato ad abitare. Sì, ma anche lei ci sarebbe andato. Oh, no.
Beh, sana, franca. Però lui come medico condotto non poteva scegliere di peggio. Per questo l'ho fatto chiamare. Anzi, è già qui. Lo faccia passare. Subito. Buongiorno. Torno di là. Buongiorno. Come va? E si ricordi di fargli firmare il rapporto sanitario perché siamo già in ritardo. Bene, vada. Chiudo la porta. Si accomodi, si accomodi. Grazie. Dunque, l'ho fatta chiamare per prendere contatto con lei, come dire, personalmente. E perché spero che, data la mia posizione, lei vorrà accettare qualche mio consiglio. Ma certamente, anzi, la ringrazio. In questi giorni lei si sarà reso conto della situazione del paese. Io capisco che per lei, così giovane, sia un po' difficile acclimatarsi. Vede, io ho già ricevuto delle lamentele. Per me? Ma se fino ad ora ho visitato soltanto malati iscritti alla lista dei poveri. Sì, lo so, ma cerchi di capire. Lei, da quando è qui, non ha cercato di farsi delle amicizie. Le persone più in vista del paese lo avrebbero accolto a braccia aperte. Per esempio, il cavalier Fauci. Ah, il cavalier Fauci. L'ho conosciuto. Il cavalier Fauci è anche assessore comunale e uno dei più influenti. E anch'io, modestamente. Sì, capisco e la ringrazio, ma non vedo che cosa c'entri tutto questo con la mia attività professionale. Figlio mio, dia retta a me che potrei essere suo padre. Cerchi di vivere in pace con tutti e non prenda decisioni avventate. Andare ad abitare in quella casa, per esempio, e installarci anche l'ambulatorio. Ma lo sa che io avrei potuto offrirle un locale molto più adatto, proprio sulla piazza, una casetta di mia proprietà. Vede, qui in paese parlano già di fare un esposto al prefetto. Facciano pure, non ho nulla da rimproverarmi. Oh, volevo darle solo un consiglio, in via amichevole. Poi faccia come crede. Ah, un momento, prima di andare via, passi di là dal segretario comunale. C'è da firmare il solito rapporto sanitario. Ah, per le antitifiche? E chi le ha fatte? Ma veramente sa come succede, ma una firma è necessaria. A proposito, dottore, mi è stato detto che lei avrebbe intenzione di denunciare all'ufficio sanitario della provincia un'epidemia di tifo che sarebbe scoppiata nel paese. Glielo ha detto Silvestri? Ma è vero o no? Avrei dovuto già farlo, signor sindaco. Ma può essere certo che se si presenteranno altri casi non esiterò. È mio dovere. Ma lei si rende conto delle conseguenze? Già, i turisti, la stagione balneare. È una cosa seria, dottore. Una grande risorsa per il paese. Per i due albergatori? Ma anche per gli esercenti, per la povera gente. Pescatori, barcaioli, artigiani, sono centinaia di persone che potrebbero vivere sulla stagione balneare. Io ci ripenserei, dottore. Tanto più che non si può dire che muoiono come le mosche. Capisco, ma facciamo le iniezioni e firmerò. Segretario, l'incartamento. Le assicuro, sono le solite malattie estive. E poi, se dovessimo applicare tutte le disposizioni... Lei non può pretendere questo da me. Senta, dottore, l'anno prossimo, se sarà ancora qui, farà tutte le cose in regola come vorrà. Capisco, il suo zelo è encomiabile, ma non ci crei difficoltà. Bastano quelle dei consiglieri dell'opposizione. Mi spiace, signor sindaco, ma nella mia condotta le iniezioni si faranno. Buongiorno. Dottore! Dottore! Gioventù senza rispetto. Esposto. Prepari l'esposto. E poiché i casi di tifo continuarono, il dottor Ferrero fece il suo rapporto, iniziò la lotta contro il tifo. Per vincere le ostilità che incontrava, Ferrero si rivolse alla forza pubblica e riuscì ad ottenere l'aiuto dei carabinieri. Figuratevi, la luce alle cascine. Milioni ci vorrebbero. Quella gente è abituata al petrolio e ora viene a protestare. Ma il nostro sindaco ci ha promesso uno stabilimento balneare, deve pensare a quello ora. E non mi preoccupo di un'opera di interesse cittadino e senza fare il rivoluzionario. Eccolo là, un rivoluzionario che ne combina una delle sue. Ma che fa ora coi carabinieri? Si è rivolto alla forza pubblica per fare le sue iniezioni. Che svergognato. Un affronto simile al dottor Silvestri e a me.
il paese ne risentirà, senza dubbio. Già, purché non appaia sui giornali una notizia così allarmante. Non è detta l'ultima parola. Il dottor Silvestri non è uomo da farsi pestare i piedi, e nemmeno io. Stasera ne parleremo. Venga con me, segretario. Torniamo in comune. Sindaco, ho idea che con quella macchina non correrà a lungo. Al mattino poche nuvole su Piemonte, Val d'Aosta e Puglia, sereno sulle restanti regioni. Nel pomeriggio nubi su Piemonte ed isole maggiori, bello e soleggiato sul resto d'Italia. Brezze lungo le coste dei mari settentrionali e sui grandi laghi del nord Italia. Temperature massime in rialzo al nord. Dati Servizio Meteo Nautica, elaborazioni e grafica Epson. Medico condotto. Vengo per l'iniezione antitifica. Antonia! Subito. Vieni giù! Sono venuti per l'iniezione. Ma l'iniezione fa venire la febbre. E domani nei campi, chi lavora? In questi giorni c'è la mietitura. Poche chiacchiere, andiamo. Fai il controllo. Sono tutti qui, brigadiere. Va bene. Prendila! Maria! Maria! Si può sapere perché hai paura dell'iniezione? Mia figlia è morta senza vedere un dottore. Non avevamo il tesserino di povertà. Finché sarò qui queste cose non succederanno più. Sali su! Non c'è pace, non bastano le tasse. Ora bisogna essere malati per forza. No, signora, cerco di prevenirlo. Come sarebbe? Se lei mi taglia, domani devo stare a letto. Andiamo, andiamo. Vedrete che non sarà niente. E anche questo è un bel lavoro. Non siamo mai stati malati, noi. Io mi fermo qua. Quando ci rivediamo, maresciallo? Devo star fuori con la macchina 2 o 3 giorni. Riprendiamo giovedì. D'accordo. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Luisa, perché scappi? Non sai parlare. Eppure quella notte non hai smesso mai di chiacchierare. Non mi prendere in giro. Hai paura di me? Paura? Mi vergogno. Mi vergognavo. Che fai da queste parti? La Fiumara è là, oltre la Pineta. Davvero, quella notte ho detto tante brutte cose. No, dicevi soltanto che volevi partire con me per l'Australia. C'è mia sorella laggiù. Sì, lo so, a Melbourne. E si chiama Ada, vero? È vero. Chissà quante vipere ci sono in quel paese. Ti ho detto che non voglio essere presa in giro. E io pretendo dagli altri almeno un po' di gratitudine. Te ne sei andata all'alba senza nemmeno dirmi buongiorno. Ma quella signorina mi svegliò presto e mi accompagnò alla porta. Tu dormivi. L'avevo immaginato. Ma quando sei venuto alla stalla di zio Giulio e hai curato la Nerina, io sono stata contenta. Avevo detto di te, sai, che sei un dottore... giovane, giovane. Sta a te ora. Non conosci questo gioco? Non si deve sbagliare il proprio turno. Porta male. Bravo! L'incontro con Luisa rappresentò per Roberto una parentesi di serenità. Se Franca era la donna con tutti i suoi problemi, la sua capacità d'amore e le sue debolezze, Luisa significava il ritorno alla semplicità della fanciullezza. Egli ritrovava in lei i suoi lontani fervori, gli antichi entusiasmi per una corsa sul mare, per una risata improvvisa. Riaffioravano in Roberto sensazioni dimenticate, di cui alla sera si meravigliava e di cui sorrideva. Questa è la Fiumara, ci vengo tutti i giorni.
Perché non dici niente? Non ti piace? È bello che c'è tanto sole. Ma negli incontri con Luisa, Roberto cercava solo una pausa breve alla sua lotta di uomo e di medico, che alcune volte ancora lo spaventava. Attraversiamo? Così. Sei sempre così pettinato. Me lo hanno insegnato in collegio. In collegio? Ma come passano le giornate in collegio? Ah, sono giornate senza sole. Aspettavo sempre di tornare a casa. Anche noi vivevamo in campagna. Mio padre lavorava la terra. E anche lui diceva sempre che da un momento all'altro saremmo partiti per l'Australia. Tutti insieme. E poi ci siete andati? Oh, noi no. Un giorno partì lui solo. Si portò una zappa e un sacco di sementi. E noi restavamo ad aspettarlo a casa. Mia madre era già morta. Ed è tornato? Qualche anno dopo. Con un po' di soldi e la malaria. Fu l'anno della siccità. Ada scrive che mi aspetta. Lei non vuol tornare. Ha persino l'automobile. Deve essere un posto meraviglioso. Tutti i paesi lontani sembrano meravigliosi. Fa vedere se resiste a questi cespugli. Sto bene? Stai meglio così. No! Sono più piccoli dei tuoi. Se non fossi caduta non mi avresti raggiunta. Avevo proprio dimenticato come si corre. Questa l'ho costruita io. Brava. Vieni qui tutti i giorni. Sì. Arrivederci. Arrivederci. Ritorna, dottore. Ma erano brevi pause di serenità. Aiutato dai carabinieri, Roberto continuava a fare le iniezioni. Maresciallo, ha bisogno di me? Venite qui un momento. Scendo subito. Buongiorno, maresciallo. Buongiorno. Siamo venuti per le iniezioni antitifiche. Ma noi le abbiamo già fatte. Tommaso, porta i certificati. Ce le ha fatte il nostro medico, il dottor Silvestri. Non per lei, lei fa il suo mestiere. Ma poi, maresciallo, questa storia delle vaccinazioni, quest'anno... Ecco i certificati, Mastro Fernando. Quanto tempo fa? Sarà una settimana. Ma non capite che ingannate solo voi stessi? Nell'ultimo anno ci sono stati 7 casi di tifo in questa zona. Ma Silvestri lo saprà. E va bene.
Ha bisogno d'altro, maresciallo? No, no, grazie. Buongiorno. Ho lasciato la borsa. Dottore, anch'io ho bisogno di essere vaccinato. Metti in mossa. Dottore, è inutile che continuiamo a girare. Ormai ce l'hanno tutti il certificato. Noi non possiamo intervenire. Ma non capisce che sono certificati rilasciati abusivamente, non appena hanno saputo che io... Bisognerebbe che lei dimostrasse che le iniezioni non sono state fatte. Non è una cosa semplice. Comunque, se vuole, faccio una denuncia. Noi faremo le indagini. Ma non è una questione burocratica. Non si tratta di un puntiglio. Si tratta di prevenire un'epidemia. Lei è troppo pessimista. Però un esposto lo può fare. Carte, sempre carte. Non è con le scartoffie che si cura la povera gente. Ci vuole pazienza. Che vuol fare? Torniamo in paese. Dottore, perché non vaccini quella femmina che hai in casa? Basta ora, torna a lavorare. Iniezione antitifiche. A me? Già fatta. Ecco qua. E anche ai suoi contadini? Tutto in regola, vero Peppe? Fagli vedere. Ecco, maresciallo. Ad ogni modo, se vogliono controllare, ce ne sono una diecina qui sui campi. Mi sembra inutile, no? Ma forse il dottore non ci crede. Per carità, dovrei mettere in dubbio la sua parola e la firma del mio collega. Ma le pare. Andiamo, maresciallo. Lei, caro dottore, è su una cattiva strada. Lo so, me l'hanno già detto. Anche lei si preoccupa del turismo? No, io parlo come amministratore del comune. Non so se il sindaco gliel'ha detto. Ma dal momento che è qui, glielo voglio dire io. Lei ha fatto una mascalzonata. Salute, maresciallo. Ehi, Rocco, vieni là! Sangue cattivo e niente altro. Arrivederci, Maci. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Come mai qui? Se vuol farci l'iniezione, dottore, noi siamo qua. Ma come? Il dottor Silvestri non ve l'ha già fatta? Beh, ce l'hanno detto che ce li dava i certificati, e senza pagare anche. Ma noi però non abbiamo voluto. Il dottore della nostra famiglia sei tu. Chi se lo può dimenticare il bene che ci ha fatto? La vacca è guarita. A noi veramente l'iniezione non ci serve, noi non stiamo male. Ma se tu ce la vuoi fare, faccela pure, sei il padrone. Verrò io a casa vostra. La mietitura è finita? Non ancora. No, dottore. No, dottore. Vi verrò a trovare quando comincia la trebbiatura. Bene, allora, arrivederci.
Non ho potuto impedirlo. Non erano molti, ma sembravano impazziti. Ma perché? Me lo domando anch'io. È permesso? È permesso? Avanti. Sono mortificato, dottore. Purtroppo ero al municipio, sono arrivato troppo tardi. Anche la polizia, vero? La polizia era con lei. Gente sconsiderata. Sconsiderata e aizzata, probabilmente. E lei sa da chi? Questo è l'errore. Lei si è messo contro tutto il paese, caro dottore. Ha danneggiato tutti e, naturalmente, i più esasperati. Esasperati da che cosa? Me lo domanda. Ah, già, lei è stato in giro, non ha visto il giornale. Guardi, legga qui. Vede che bel titolo? Grave epidemia di tifo, proprio quello che voleva lei, no, dottore? È la verità. Verità, verità. E poi c'è anche forse, il suo rimedio è peggiore del male. Non si muore soltanto di tifo, caro dottore, ma anche di fame e di miseria. Ma non mi faccia la commedia, io faccio il medico condotto e combatto il tifo. Alla miseria devono pensare lei e la sua giunta. Lei parla sempre come un libro stampato. Sì, è bruciato. Questo mi dispiace e sono venuto a dirglielo. Visita di condoglianze, ho capito. La ringrazio molto, signor sindaco. Comunque stia tranquillo, non farò nessuna denunzia. Grazie. Buongiorno. Buffoni. Che vuoi fare ora? Non lo so. Andarmene, forse. Tutti me lo dicono, anche il maresciallo. Vuoi dargliela vinta? C'è un'altra soluzione. Vuoi che continui a lottare solo contro tutti? Solo. Portami con te, Roberto. Non hai capito, non ti chiedo di sposarmi. Sarò la tua infermiera, la tua serva. Forse pensi che ho rivolto la stessa preghiera anche agli altri. Ma perché sei sempre così diffidente, così ostile? Certe volte mi fai paura. Ti faccio paura? No, non è questo. Ti do ombra. Questa casa è così tetra. Mentre sul mare si può sorridere, quando non si è soli, quando si è in due. Che intendi dire? Non sono cieca né sorda. La gente parla. La giovane contadina ti aspetta tutti i giorni alla Fiumara. No, Franca. Luisa è una bambina. Vedi, è tutto così difficile per me in questo paese. E anche tu alle volte mi sembri così stanca, avvilita, incapace di liberarti dalle tue paure, dai tuoi trasalimenti, dalle tue piccole ossessioni. A volte mi dimentico perfino come si sorride. Luisa invece no, è semplice, ma come una fanciulla. Come puoi credere che fra me e lei, così lontani, così diversi... Hai ragione, sono una cosa triste io. Ma no, non cercare di tormentarti per forza. Se tu mi lasci qui, io non resisto più. Mi sento impazzire anch'io in questa casa. Sento di diventare ogni giorno più amara, più egoista. Sì, egoista, non è questo che volevi dire. Se tu mi lasci... E tua madre? Resterà con Armida. Tanto le serve solo una cameriera. Non mi giudicare male, Roberto. Sono 12 anni che mi tormenta, che mi toglie l'aria, la gioia di vivere. Io non ero così come tu mi conosci ora. Franca, dobbiamo aiutarci noi due. Domani darò le dimissioni e partiremo. Buongiorno. Buongiorno. Possiamo fare due passi insieme? Deve dirmi qualcosa? Sì. Sono tutto orecchi. Immagino che lei sia sorpreso, ma vede, le porto una buona notizia. Me ne vado. Se ne va? Sì, lascio la condotta di mia volontà. Ho preparato la lettera di dimissione. Beh, devo dire che lei ha preso una saggia decisione questa volta. Già, qui ho troppi nemici. Ma prima di andar via vorrei dirle quello che penso. Caro giovanotto, vorrei che lei si rendesse conto che io non ho molta curiosità di conoscere le sue idee. Capisco anche questo, ma questa volta deve ascoltarmi. Volevo dirle che non immaginavo tanta ostinazione, tanta cattiveria. Gli errori si pagano. Non ho nulla da rimproverarmi, se non la mia giovinezza ed il mio entusiasmo. Non è epoca da rivoluzionare. Ma nemmeno di empirici, di profittatori, di ignoranti. È venuto a dirmi delle insolenze? Se deve andare via, guardi che c'è un treno che parte fra un'ora. Sì, ma mancano ancora molti anni prima che io venga a patti con la mia coscienza o venga meno ai miei doveri di medico. C'è qualcosa che nessuna esperienza darà mai, l'onestà, la buona fede. Parole. Sì, parole che partono con me, lei, gli albergatori, il dottor Silvestri. Resterete padroni del paese, con centinaia di bimbi tracomatosi, padroni di incrementare il turismo e il tifo che vi stanno ugualmente a cuore. La sua protezione sanitaria è stata preziosa, ma creda, ne faremo volentieri a meno. Le dico subito che non metteremo certo il lutto per la sua partenza.
Ne sono convinto. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno, signor dottore. Perché gridava il dottorino? È uno sciagurato, crede di potermi dare delle lezioni. Intanto se ne va. Ah, sì? Il fatto dell'ambulatorio non è stato inutile. La notizia della resa incondizionata del giovane dottore si sparse velocemente nel paese. Il banditore più sollecito fu l'albergatore, il quale giurava di averlo previsto da tempo. Ho visto io il sindaco che gliene diceva quattro sul muso. Secondo voi dovremmo condannarlo solamente perché è giovane? Sicché noi dovremmo andare sempre da Silvestri. Spiegami almeno il perché. Perché è bravo, anche se è vecchio. Ossequi, signora. Allora, dottore, ha sentito la novità? Ah, ho sentito. Venga a trovarci, così le racconterò le ultimissime. La sera giochiamo a carte. Ci conti. Mi saluti suo marito, senz'altro. Senz'altro. Avanti, su. Su, che hai? Mio marito mi mena tutti i giorni. E vieni da me, rivolgiti ai carabinieri. Mi mena perché vuole un figlio. Brava, e tu daglielo. È una parola. Non ci sarebbe qualche medicina? Ma che medicina? Queste sono sciocchezze. Io me ne devo andare. Via, via, vattene. Sono fresche, le prenda, dottore. Sono fresche davvero. Avanti un altro, l'ultimo. Ma cos'è questa confusione? Ho capito, me ne vado, me ne vado. Ma che è cominciata la caccia? Ma io non voglio perdere tempo. Ma che cos'è? È sempre la schiena che mi fa male. Non posso dormire. Prendi del salicilà. Due mesi che lo prendo ormai. Insisti, insisti. Che cos'è? Le ho portato un pesce. Dalla Luigina. E tu cosa fai ancora qui? Dottore, me lo faccia questo certificato. Ho fatto 10 chilometri. Va bene. Che cosa hai portato? Due bei polli sono per lei. Dalli a Luigina. Che ha questo bimbetto? Non va di corpo, dottore. Ah, ho capito. Forse gli avete fatto mangiare del Gran Turco. Ma no. Dategli ma un cucchiaino di mangiare. Ma se si è dato, ma è lo stesso. E allora andate dal dottorino giovane, vedrete come ve lo guarisce il subito. Dottor Ferrero, va via. No, non ci rimane che lei, dottore. No, io me ne devo andare, ma tornate. Tornate martedì prossimo. Via, via. Siamo nelle sue mani, dottore. Lasciare tutto nelle mani di Silvestri, questo appunto tormentava Roberto. Cercava di liberarsi dalle sue ultime esitazioni, ma sapeva bene che, da qualunque parte fosse andato, gli sarebbe stata riproposta, anche se in termini diversi, la stessa lotta. Roberto si ricordò di Luisa, sentì il bisogno di raggiungerla sulla Fiumara, di liberarsi almeno per un attimo dalla sua inquietudine. Ma anche Luisa non poteva più aiutarlo. E perché allora sei venuto da me? Perché tu sei la mia piccola amica. E se io non volessi essere la tua piccola amica? Non saprei più come parlarti, Luisa. Vedi, quando sono arrivato al paese ho dovuto dimenticare che avevo solo 25 anni, che fino a ieri ero stato un ragazzo, uno studente. La gente mi guardava con ostilità. Con te era diverso, con te non ero più il medico condotto del paese. Dimenticavo le responsabilità che mi ero trovato addosso. Sei tanto giovane tu, Luisa, ma devi capirmi. No, Roberto, credo che non mi riuscirà. Con doloroso stupore, Roberto doveva accorgersi che Luisa gli chiedeva quello che lui non avrebbe potuto mai darle. Stasera la ricetta sarà pronta. Va bene, dottore, buongiorno. Ma buongiorno, dottore. Dottore, mi hanno detto che lei se ne vuole andare, è vero? Se ne meraviglia, me lo disse lei stesso quando arrivai. Qui i medici condotti durano poco e io sono come tutti gli altri. Ferrero, si calmi, io comprendo il suo stato d'animo. Qui è difficile la vita per un medico e non solo per lui. E allora dovremo abbandonare tutto? È facile e comodo. Per lei è diverso, lei ha i suoi interessi, la sua famiglia, non è isolata come me. Oh, per me è più semplice, d'accordo, io qua ci sono nato. Ma anche a me piacerebbe vivere in un altro ambiente, dove le malattie non fossero, come si dice da noi, un lusso per i ricchi. Eppure rimango. E lei crede che qualcuno piangerà sulla mia partenza? Alla fine c'è cascato, eh? Sono riusciti a convincerla. Da quando è arrivato le hanno creato intorno difficoltà su difficoltà. Perché lei si sentisse circondato dal vuoto. E lei non se n'è accorto. Ah, la credevo meno ingenuo, più attento. Forse ha ragione, non lo so. Ci ripensi, buongiorno, dottore. Ci ripensi. Ma perché? Che è successo? Che cos'è che ti ha fatto cambiare idea? Niente, non voglio più partire. Ma che dirà la gente? Ormai lo sanno tutti, anche il sindaco. Non mi importa nulla. Direbbero che sono un vigliacco. E che lo dicano. Vuoi sacrificare il tuo avvenire per questi quattro disgraziati? Se partissi non avrei più nessun rispetto per me stesso. Avresti dovuto vedere la faccia del sindaco. Devo spuntarla per bacco. Non posso lasciare tutto in mano di questi mascalzoni.
Certe volte mi è così difficile comprenderti. Eppure lo vorrei, Roberto. Tu non pensi mai a te stesso. Io, invece, io mi sono abituata ad avere paura degli altri, a starne lontana. Ma di chi ti preoccupi? Tutti in paese ti odiano, ridono di te. Non è vero. Il sindaco, Silvestri, Fauci, loro certo mi odiano, ma dei braccianti, dei pescatori, che ne sai tu? Si cerca di approfittare della loro miseria, della loro ignoranza. Sono stato in quelle povere case. Li ho trovati sul lavoro, un lavoro duro. Tu certo non lo immagini. Sono semplici, ma sanno distinguere il bene dal male. Da loro ho avuto gli unici segni di gratitudine. Gratitudine? Forme di formaggio? E qualche uovo? E io? Io non conto niente per te. Che c'entri tu? Qui o altrove, Franca? È lo stesso, vero? Per te, forse. Credevo di averti spiegato che significhi vivere qui per me, in questa casa, in questo paese. Ma io non conosco le arti per convincerti come le conosce qualche altra. Io non so ridere, vero? Io non so correre sul mare. Franca. Franca. Che fai, Parolacista? E lei è ancora qui? L'abbiamo mandato a chiamare. Aspettavo lei. Ma mi faccia il piacere, lei non si assume mai una responsabilità. Ma signor sindaco, che dice? Non c'è un minuto di tempo da perdere. Quei disgraziati stanno morendo. Seguiteci subito col furgoncino di Beppo. Va bene. E tu trovami il farmacista. Ma Ferrero, l'avete avvisato? Lasciate stare quel ragazzino, poi non sarà nemmeno in casa. E lei cerchi il curato. Sì, subito, signor sindaco. Ma dove è successo? Alle capanne, una mina anticarro. Chissà com'era nascosta in tanti una anni. Mina anticarro. Ma c'è anche il marito di Luigia. Santo crocifisso, chi ha il coraggio di dirlo a quella donna? Ci penso io, glielo farò dire dal curato. Presto, andate! Sì, andiamo, andiamo. Bisogna trasportarvi subito in paese. Ma allora ecco ci muoiono tutti, col dottore. Ci muoiono tutti, dottore. Qualcuno ci dia una mano qui, presto. Su, avanti, date una mano. Poteva venire prima. Mi sono precipitato. Sì. Com'è stato? Nella balilla. Non lo scuotete, adesso. Silenzio, vuol parlare. La mia giacca è laggiù. C'è la mia carta d'identità, non sono del paese. Siamo braccianti, siamo arrivati stamane. Ehi, voi, prendete quella giacca laggiù. Sì, presto. Portatela qui, fate piano, prendetelo. Che c'è? Succede? Non lo so. Allora, andiamo all'ambulatorio di Silvestri. Ma che ambulatorio? Non c'è tempo da perdere. Sì, prendiamoci qui, dal dottor Ferrero. Presto, chi lo ferma tutto questo sangue? Calma. Insomma, che dobbiamo fare? No, facciamo qualche metro in più, ma almeno saremo sicuri. Sì, sì, da Silvestri. Su, avanti. È mio figlio, su, non lo affido a quello studentello. Andiamo, allora, andiamo. Deve essere successa una disgrazia. Portiamoli da Silvestri. No,
Roberto. Perché? Venga subito, dottore. Dove? Dal dottor Silvestri. Abbiamo 4 feriti piuttosto gravi. Una mina nei campi di Fauci. Una grossa disgrazia, capisce? Mi dispiace. Ma Roberto non può venire. Potrebbe essere pericoloso. Non mi vogliono. Ha sentito anche lei, no? Oh, è gente che non sa quello che dice. Non gli dia importanza. È più grave il vecchio, il padre di quella contadina che anche lei deve conoscere. Luisa. Piange, sembra ammattire. Chiede di lei, quella poveretta. Che intendi fare? Non perda tempo. È questione di umanità. Mi dispiace, ma non posso. Dottore. Non insista, la prego. Va bene, ma non è giusto. L'hai visto? Il sindaco era lì, in mezzo alla folla. Un altro al suo posto avrebbe detto: un momento, ci sono 4 feriti gravi, chiamiamolo. Niente, e intanto quella gente muore. Quella ragazza ha chiesto di te. Ma lascia stare, Luisa, convinceranno anche lei. È uno studentello, un macellaio. Feriti da una mina. Durante la guerra siamo riusciti a salvarne molti. 4 feriti gravi. Hai ragione, Roberto, quella gente muore. Vogliono che me ne vada. Ebbene, che aspettiamo? Su, Franca, prepara le valigie. Ce ne andiamo, tu e io, lontano da qui. Da tutti i loro intrighi. Che fai? Presto, non possono aspettare. Sì, Franca, devo andare. Roberto, se ti morisse qualcuno sotto i ferri... Non pensiamoci. Dottore, non mi riconosce già più. Abbiamo fatto la guerra insieme, siamo rimasti soli, siamo venuti a cercare lavoro. Su, sta calmo, ora vedremo. Lasciatela stare, indietro. Aspettami qui. Buonasera. Ho piacere per Luisa che il vecchio non sia grave. E gli altri? Ah, niente di grave. Sì, pare anche a me. Ah, allora, signor Tosi. La macchina è pronta, sarà qui a momento. Su, facciamo presto, con cautela, con cautela, mi raccomando. Ma cosa vuol fare? Portarli in città, qui si tratta di interventi piuttosto importanti. E qui non abbiamo neanche i mezzi. Ma questo è intrasportabile, morirà per la strada. Il pericolo c'è. Sono quasi 3/4 d'ora di automobile. Non c'è da perdere neanche 3 minuti, è l'unica soluzione possibile. Beh, allora che si fa... Un momento. Lei cosa decide, dottore? Beh, effettivamente il collega ha ragione. Allora cerchiamo di provvedere noi. Vediamo. Maresciallo, faccia sgombrare la stanza. Signor sindaco, assessore. È giusto. Opero io, se non le dispiace. Va bene. Vuole che esca? No, ho bisogno di lei. Alcol, ha delle mascherine? Credo nell'armadietto. Ecco l'alcol. Resti anche lei, la prego. Va bene. I ferri sono pronti? Sì, dottore. 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 Voi due, per favore, c'era a portare via quel tale, il bracciante, è morto. Voglio entrare anch'io. Non si può. Dentro c'è mio figlio. Voglio vedere cosa gli fanno. Si fa il possibile, abbia pazienza. Sì, ma voglio vedere. Come sta? Perché non mi dice niente? È piuttosto grave, bisogna operarlo. Lei? Perché non l'ho portato in città? Non è stato possibile. La prego, non ci faccia perdere tempo. Fuori. Non voglio, non voglio. Sta attento a quello che fai, perché io t'ammazzo. Cominciamo, dottore. Bisturi.
Vince. Vince. Forbici. Accidenti, quanto ci mette. Ma io gliel'ho detto, l'ammazzo. Grazie a tutti, ho finito. Allora? No. Bisogna levarlo una volta per sempre, queste mine! Speriamo che il cuore resista. L'aveva detto che ci rimaneva qualcuno. E anch'io lo scelgo. Ma che succede qui? Niente, niente, caro maresciallo. Il povero Biagio è un po' scosso, si capisce? Dica al dottore che vorremmo parlare. Aspetti. Fatalità, caro Biagio, che ci vuoi fare? Poteva succedere a lui, a me. Potete entrare. Andiamo. Voi no. Ma come? Neanche ora, loro sì e io no. Abbi pazienza, Biagio, il ragazzo è addormentato. L'operazione è finita. Maledetto destino. Calma, Biagio. Si salva questo? Ma... Lei cosa vuole qui? Ma sapere come sta. Sono appena rientrato in paese, è un mio dipendente. Poteva pensarci prima. Le sto dicendo che ero fuori, appena l'ho saputo mi sono precipitato. Lei è responsabile di tutto questo. Ma che dice? Lei sapeva benissimo delle mine, ma non le ha tolte per non interrompere il lavoro dei campi. Sempre per l'interesse, per il vostro sporco interesse. Lei non sa quello che dice. Dico la verità, non è la prima mina che esplode da quelle parti. Ma non è la mia proprietà. È a poca distanza, ma a lei che gliene importa se questi disgraziati ci lasciano la pelle? Che gliene importa se i suoi dipendenti muoiono di tifo? Non creda di avermela data ad intendere l'altro giorno. So benissimo che quei certificati sono falsi. Ma come si permette? Mi scusi, signor sindaco. Falsi, falsi. Non faccia la commedia ora. Ma, dottore. Dottore, parli lei, si difenda. Falsi, sì, falsi. Ed ora se ne vada. Qui c'è ancora da fare. Le giuro, signor sindaco, che se non fosse stato per lei... Oggi ha ragione lui, che ci vuole? Avrà ragione anche domani, no? È un delitto questo, è un delitto! Signore, la povera gente! Signori, signori! Dottor Ferrero, tutto giusto! Calmatevi! Se c'è uno che si duole di quello che è accaduto, vi assicuro, è lui. Lui? Ma sono io che ho il figliolo lì dentro! Non sono io! Puoi rimanere qui in paese con noi... La vita è dura anche qui, ma un lavoro fra tutti te lo sapremo trovare. Puoi entrare. No, voi aspettate. La prego, signora. Sì, dottore. Guarda com'è bianco, poverino. Chissà, chissà quanto avrà sofferto. Speriamo che il peggio sia passato e che si rimetta subito, povera creatura mia. Dottore, è l'ora. No, non ce n'è più bisogno. Dottor Silvestri, venga a vedere anche lei. Ormai la crisi è superata. Grazie, dottore. Dottore, se ne vada a dormire. Sì, grazie, un paio d'ore. Posso andare a medicare quei due oppure vuole andarci lei? Ma che sta dicendo? Essa. Roberto.
aspettato. Com'è andata? Bene, forse. Credo che non sarò più costretto a partire. Tu vai a casa e aspettami. Dottore! Dottore, non te ne andare. C'è lo zio. Vieni. Buongiorno. Buongiorno. È stata lunga la nottata, dottore? Abbiamo saputo della disgrazia, quel povero giovane. E c'è ancora qualcuno che pensa alla guerra. E gli altri? Presto li vedrete in giro per il paese. Hai fatto un bel lavoro, dottore. Altro che la gamba della Nerina. Ma sarai stanco, t'abbiamo aspettato apposta. Prendi un po' di latte. No, ora grazie. Al mercato veniamo col ciuco, ma la Nerina ci dà ancora tanto latte. Buongiorno, buongiorno dottore. Buongiorno. Buongiorno. La mietitura sta per finire. Ti aspettiamo, l'hai promesso. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Dottore? Ho sentito dire che lei vuole andarsene. Potrei chiamare un professore, è vero? Ma i professori non sono per la povera gente. Me lo guarisca lei, mio uomo. La prego. Domani vado a trovarlo a casa. Grazie. Grazie. Ecco il dottore. Buongiorno, dottore. Dottore. Poveretto, quel ragazzo è morto come un disperato, su un letto non suo, lontano dalla sua gente. Non si poteva fare niente di più. Non è stato possibile. E poi ho tante cose ancora da imparare. Se fossimo arrivati prima, forse. Ma che dici, Andrea? Siamo ignoranti, dottore, ci perdoni, ma certe cose ci fanno male. Noi non conoscevamo quel ragazzo, ma era uno come noi. Lei è giovane, ha fatto tutto quello che ha potuto. Non creda che non si sappiano queste cose. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Buon lavoro, dottore. Dio ti benedica, figliolo. Benvenuti alla rassegna stampa del TG4. In primo piano oggi gli scioperi nel settore del trasporto pubblico e poi l'altra notizia che ritroviamo sui giornali, il rapimento di un italiano nello Yemen. Ma vediamo subito i titoli, cominciamo con Il Messaggero. L'Italia parte ma i tir si fermano e poi assalto alle spiagge, in Adriatico nuovo allarme mucillagine. Vediamo adesso La Repubblica. La furia degli hooligan sugli europei, scontri, feriti e centinaia di fermati. E infine il quotidiano torinese La Stampa, rapito 19 anni dopo il padre, Yemen, Alberto Alessio, questo è il nome del rapito, prigioniero di una tribù. Ma parliamo subito della paura a bordo di un aereo dell'Alitalia, un 747 partito da Milano Malpensa e diretto a Osaka in Giappone. Pochi minuti dopo il decollo, l'aereo con 392 passeggeri a bordo è rientrato in emergenza per una avaria dopo aver scaricato ben 8.000 tonnellate di carburante in mare. Vediamo il servizio dal TG2. Un po'
po' di tensione, un certo disorientamento, alla fine qualche contrarietà per i programmi saltati, ma nessun problema serio per i 392 passeggeri diretti a Osaka, ma costretti a rientrare là dove erano partiti, vale a dire l'aeroporto milanese di Malpensa. Il velivolo che li aveva a bordo, un Boeing 747 dell'Alitalia, decollato nel pomeriggio alle 15.20 dallo scalo milanese, dopo mezz'ora di volo ha infatti avuto un'avaria ad uno dei motori. Il comandante ha notato una spia accesa, così in via precauzionale ha chiesto alla torre di controllo di poter rientrare. Seguendo la procedura prevista in casi simili, ha alleggerito l'aereo scaricando in un tratto di mare tra la Liguria e la Toscana circa 100.000 kg di carburante. Poi è atterrato senza problemi alle 17.05. Ad attenderlo sulla pista, vigili del fuoco e personale dell'aeroporto erano stati subito allertati, ma il loro intervento non è stato necessario. L'atterraggio si è svolto tranquillamente e i passeggeri fatti subito sbarcare. Francesco Cesari, responsabile Hub Control Center di Alitalia. L'aereo non ha mai chiesto emergenza, non ha mai chiesto SOS, è rientrato con estrema tranquillità. Quindi adesso l'aereo è qui a Malpensa e stanno verificando esattamente. I passeggeri, per lo più giapponesi, raggiungeranno ora Osaka con un altro aereo, sempre un 747, messo a disposizione da Alitalia. Questa notizia è in primo piano sul quotidiano Il Giorno, leggiamola assieme. Jumbo in avaria a Malpensa, terrore per i 410 passeggeri a bordo. Più sotto il titolo principale è dedicato al traffico, allarme rosso, code da incubo nelle autostrade, sarà l'estate della paralisi. Il Giorno non è casualmente il primo giornale della nostra rassegna, da oggi con Il Giorno troverete infatti questa nuova iniziativa editoriale e a parlarcene c'è qui il caporedattore del Giorno, Marco Mangiarotti. Grazie Mangiarotti per essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, illustraci... Una sottrazione? Ecco, frate, operiamo coi mattonoli? No, coi forbicionoli? Forbicionen, ein moment! Che faccia con forbicionen? Sta tranquillo, non ti spaventare, una cosa da niente. È come levarsi un dente. Mi te ne levo due. Tradimenten, falten tradimenten! Avanti, levateli le braghe. Faccio io so come vanno queste cose. Non voglio diventare un piedilastren. Nein, non toccare con glionen. Ein! Li mortacchi. Benvenuto nella nostra famiglia. Fratanzermo disgraziato. Dai giambuccio, dai giambù. Con Leonzia sei sposato. Dai giambuccio, dai giambù. Pensa ad essere un furbastro, mo vedrai come l'ingastro. Dammi a me, donzella, dammi a me, donzella. Ma quello è giambuccio, non diceste che era defunto? Beh, come omo e come fosse defunto. Ehi, fratanzè! Ben arrivato, Giampuccio. M'ho portato un caso. Giampuccio, cos'è stato? Come mai? T'ha lasciato la bella Sistina, eh? Mm-hmm. Sentivo troppa nostalgia di Montebello, di voi, e soprattutto della vostra sposa, e anche del vescovo, va. M'ho perdonato. E adesso che mi sento più leggero, che mi sono levato sto peso, mi vorrei chiedere un piacere. Certo, di che si tratta? Mi vorrei fare da baggio. Insomma, da cavalier servendo alla vostra sposa. Senz'altro, come mio regalo di nozze ti vorrei donare questo bravo giovane. Sarà il tuo cavalier servente. Lui ti pettinerà, ti aiuterà a spogliarti, ti aiuterà a lavarti, ti aiuterà a metterti a letto. Che ne dici dell'idea? Anselmo, Anselmo, ma dico, ti pare il caso? L'hai spallato? Ah, ho capito, il nostro Giampuccio senza terra e anche Giampuccio senza testicolazio. Io senza testicolazio e voi senza cornazio. Perché deve stare risata, va? Ridete, ridete. Ride lui. Vieni, prendilo, velo alla sposa. Vita, vita. Il frate te l'ha fatto coi mattoni lo servizio, eh?
bella tutta nuda. Nell'anno 1151, oppur nel 1000 nullo sa nessuno, qualche anno prima oppur qualche anno poi, a noi non ce ne frega e manca a voi. Mi pare che ci fosse un brodo Anselmo, che un certo giorno mise in testa l'elmo, lasciando a casa sorti e fidanzata, decise di partire per la crociata. Con la spada ed il destrier, il nobile guerrier, andò contro i turchi con il suo scudier, ma poi quando li avvistò, di botto si fermò, strillò mamma i turchi e indietro ritornò. Sul nostro Anselmo. La strada, travestita da damigella a fermare la carrozza del leopardo. Se le mie informazioni sono esatte, sta recandosi dalla sua amante, Maria Rosa, la chiromante. Ma questa volta non arriverà a destinazione, parola di Babalone, il genio del male. Pensa, Margherita, con il riscatto saremo ricchi e finalmente potrò sposarti. Non ti sposerò mai, Babalone. Non illuderti. Sei soltanto il mio socio. Senti, Po, ma perché sto barone Tulicò che stiamo aspettando o chiamano tutti il leopardo? Siamo appena all'inizio del film e tu vuoi già sapere queste cose, cretino! Esci di campo! Vabbè, vabbè, te l'abbiamo. Allora, avete capito? Appena Margherita aveva fermato la carrozza, ad un mio cenno, voi attaccherete. E indosso attaccamo che sono arrivati i garibaldini. Perché ci siamo fermati? I garibaldini, eccellenza. Ci mancavano pure sti rompiscatole dei garibaldini adesso. E a Margherita che ci pensa? Ci penso io, ci ho sempre pensato io. Andate, andate, che pensate che mi portate pure ieri. Tuttavia, io rientro. Ce ne andiamo! Sono il tenente Teofilo Berlingeri. Come mai vi trovate qui sola? La mia diligenza è stata assalita dai briganti. E io sono riuscita a fuggire. Che malviventi. Approfittano del disordine della guerra per spadroneggiare in Sicilia. Ma una volta sconfitti i borbonici, noi li annienteremo. State tranquilla. Chi c'è dentro sta carrozza? Il leopardo. Tu non fa spiritoso. Mamma! Beh, cosa c'è? Non capisco la vostra paura. Non avete mai visto il leopardo in carrozza? Io al massimo ho visto la mozzarella in carrozza. È l'emblema vivente del mio blasone. Lo porto sempre con me. E voi chi siete? Sono il barone Fifì Tulicò, detto appunto il leopardo. E io sono il sergente Nando Tazza, dell'esercito del generale Baldigari. Ho due lascia passare, uno borbonico e uno garibaldino. Quale vi interessa? Ah, nessuno dei due, vada pure. Vada. Su, andiamo. Oh, vedi che soggetti, oh. Che matti che circolano da ste parti. Roba che se lo racconti, ce crede nessuno, ce crede. Margherita mia! Margherita mia! Oh, che paura che presi! Che brigante terribile, Margherita mia! Ah, oh, meno male che te ti trovo integra e illibata! E vostra madre? No, sono la sua nutrice, sì. Tu come sei palliduccia? Come ti batte il cuoricino? Non batte, sì, che batte. Non batte. Sì, che batte. Ma batte o non batte? Non batte, va bene? Andate, andate, valorosi garibaldini, trullallà, inseguite quei brigantazzi che ci hanno derubato. Da che parte sono andati? Da quella parte là. Ah, non è, ma allora vuoi litigare? E sto zitto. Vado a sterminare quella banda di ladroni e torno subito. Giovanotto, mi sento tutti i brividi per la schiena. Scusate tanto, veramente io non credevo. Sergenti, a cavallo! Al galoppo! Avanti, muovetevi! Dai al galoppo, mai dubassi a piedi. Lasciami e stammi bene a sentire. Non azzardarti mai più ad approfittare di una situazione del genere o te la farò pagare cara. Hai capito? Ho visto, stai. Non parlo mai più. Che ti piace il tenentino, eh?
Se avete dei parenti, qui fanno male i denti. Ho il vostro fratellino, la buia nel faccino. Se avete una cognata, un poco alcolizzata. Se avete una sorella che soffre di renella. Se qualche zia bigotta è afflitta dalla gotta. Oppure vostra moglie è a letto con le doglie. Se il nonno Belisario è il verme solitario. O qualche procuccino ha chiuso l'intestino. Se il vostro fidanzato è mezzo sconquassato. O il vostro cameriere ha i brufoli al sedere. Se la promessa sposa si sente qualche cosa. O qualche vostra amica fa male non so che. Venite immantinenti da noi, da lui, da me. Noi siamo guaritori venuti da lontano. Dove mette alla mano il male se ne va. Noi siamo guaritori di fama rinnovata. Ci basta una toccata e il male se ne va. E va bene. Cosa mi vuoi dire? Parla. Maria Rosa, dobbiamo porre fine alla nostra 32ennale relazione. No! Non è possibile! Non mi puoi lasciare dopo che ti ho dato la mia giovinezza! Dopo che ti ho dato i migliori anni della mia giovinezza! Tu sei pazzo, pazzo! Calmati! Lo pazzo. Sai che ti amo ancora! E allora? Dobbiamo lasciarci per ragione di forza maggiore. Ma quale forza maggiore? Ma non ci può essere una forza maggiore più forte della passione che ci divora e che ancora oggi ci fa gridare le nostre non più giovani carni! E invece la forza maggiore c'è. E quale? La mancanza di piccioli. Ma come può essere? Tu, il leopardo, l'uomo più ricco della città, come può essere? Sono rovinato, Maria Rosa. E lo so io perché sei rovinato. Perché tutte le sere te ne vai in quel circolaccio. Sì, a fare lo scemo di ferro, ecco perché. Maria Rosa, si dice scemende ferro. Come si dice sempre scemo sei. Ma poi quale circolo? Ma quale circolo? Le mie invenzioni rimaste lettere morte. Dico lettere morte in questo paese sottosviluppato. Mi sono costate tutto il patrimonio di famiglia. Nessuno ha mai voluto credere alla mia radiotelevisione, al mio telefono senza fili, al mio pipigas. Tutto rimasto lì in cantina, senza un nome, senza un brevetto. Povero Fifì. E ora non mi rimane che il pallone. Oh no, Fifì! È venuta pure l'ernia. Ma quale ernia, Maria Rosa? Parlo del pallone, la mia ultima invenzione, che devo portare a tutti i costi a termine per venderla agli eserciti sia garibaldino che borbonico come arma segreta. E tu credi che mi interessino i soldi? Ingrato, tu mi vuoi lasciare per un pugno di piccioli. Ma non hai capito che il mio amore per te è disinteressato. Io ti seguirò nella buona e nella cattiva sorte. Baciami, leoparduccio mio. Ma con te vicino come faccio a trovare i soldi? Ma perché, che ti porto iella? No, ma non potrò sposare una donna ricca. Ah, ora capisco. C'è un'altra donna. Fuori il suo nome. Dammi il suo indirizzo. La voglio sfregiare col vetriolo. Non minacciare, non un'altra minacciare. Il nome della donna che devo sposare non lo conosco nemmeno io. Bugiardo! Lo sto cercando disperatamente. Ho fatto sguinzagliare tutti i ruffiani dell'isola. E mi sacrificherò a sposarla. Sì. La sposerò pur senza amore. E sai perché? Perché? Per portare a termine con il suo denaro il mio pallone. Ancora quel maledetto pallonaccio schifoso. E anche tu, tu che mi paragoni a una donna di strada. Ma lo sai che ti dico? Che io ti odio, ti disprezzo. Mi fai schifo, mi fai schifo. Stai diventando volgare, piccina mia. E me ne dispiace. Povera me, dove vai, gigolò? Addio, mia bella signora. Lasciamoci così, senza rancore. Aspetta! Aspetta! Au revoir! M'è sventurata! M'è disgraziata! Se quel triste giorno non avessi abbandonato i miei piccirilli davanti la ruota del municipio, a quest'ora ti terrei in pugno, dannato, sì, con lo stesso vincolo, con lo stesso sangue dei tuoi figli. Dove sono i miei figli? Dove sono? Oh, svengo, i miei figli, i piccirilli, piccirilli. Affrettatevi, affrettatevi, signori, perché staremo qui soltanto un paio d'anni. Affrettatevi! A mia mi fa male un canino. Beh, veramente avremmo preferito un gattino, ma comunque si faccia avanti col cagnolino. Venga. Oh, prego. Lo canino, il dolore che mi soffre dà. Soffre, poareto. Soffri da molti anni? Ci penso io, fratello, all'operazione. Vado, fratello. Prego, si accomodi. Che sentirò molto dolore. Non si preoccupi perché io lo assonnifero.
Proto fratello? Sì! Ami gli occhi? Ecco fatto. Sveglia! Ha sentito dolore? No, 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 solo mal di testa. Beh, forse questa tecnica. Neghino, se qualche altro sione che voleste estirpato. Io vi conosco voi due. Voi siete quelli dell'altra volta che mi avete fatto questo regalo. Guarda chi c'è! Ora vi faccio vedere io! Ciccio! Salviamoci, Ciccio! Ma che vuole? E se ti raggiungo, la dico io! Ciccio, che ti fa? Ma se ne va dall'Empaz! Ma che cosa vuole da noi? La telegna non funzionava! Non è colpa nostra, sa! Si fermi! Ciccio! Seguimi! Stai attento! E qua! Fammi passare, chiudi la porta! Mamma mia, che paura! L'abbiamo scappata bella, eh? Quel gigantaccio della malora! Dove siamo capitati? Bu. Chi è? Chi è? Chi sono? Ma non vedi che sono imbalsamati? Imbalsamati? Sì. Ma allora siamo in un museo? Certo, guarda. Ciao, ciao. Hai visto? Tocca, tocca. Ciao, ciao. Oh, il serpentello imbalsamato. Ma ciao, ciao. Ciccio, guarda. Perfetto, che? Ti somiglia. Ma non fare il cretino. Vediamo chi c'è. È permesso. C'è nessuno. C'è si nessuno. Può. Ciccio, guarda che bello. Ma questo si muove. Ma allora è vivo. Oi. Buongiorno, signori. Mi scusi, lei è la direttrice del museo? Oh, no! Io sono Maria Rosa, la chiromante. Leggo presente, passato e futuro. Oh, beata lei che sa leggere tutto. Sa, noi siamo analfabeti. Impressionante! Eh sì, in verità me lo dicono tutti quanti. Io sono vietata ai bambini e alle donne in stato interessante. No, Siocco, ti sembro impressionante per la somiglianza con la buon'anima di mia madre. Oh, me ne sento onorato, poverina. Beata lei, madama, che ha avuto una madre. E noi, grazie a Dio, siamo figli di gnocchi. Impressionante. Pure io. Sì. Ma qui sedete, siamo tutti. Ragazzi, vi prego, voglio vederci chiaro nei vostri Natali. Se lei potesse vederci pure chiaro nelle nostre Befane, nelle nostre Pasque, nelle nostre Quaresime, saremmo più contenti e onorati. C'è qualcuno? Vedo. Vedi. Dove? Chi è? Io non vedo niente. Vedo, 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 vedo! Vostro padre! Nostro padre? Sì. È un gatto. Eccolo. Figlio di gatto siamo. No, veramente non è un gatto vero e proprio. Guardi, non capisco. Guarda, un gatto mammone. Un gatto con gli stivali. No, un gatto forestiero. Gatto de patate. No. Gatto abruzzese. No, ma gatto capito. Sardo, no, gatto bardo. No. Ah, sì, noi siamo figli di Brutto Lancaster. No. Stai zitto, Franco. L'hai chiamato Franco? Perché è proibito. Ma allora tu sei Ciccio, e come lo sa? Vedi, non lo sai che è chiromante. E ditemi, in quale ruota del municipio siete stati abbandonati? Ci trovarono in mezzo all'immondizia. E quando? Beh, non ce lo ricordiamo. La data coincide! Ma allora siete Ciccio e Franco! Che? Oddio, mi sento male! Figli! Figli miei! Sì, sono vostra madre! Abbracciatemi! Eccomi a voi! Mamma! Solo per te la mia canzone vola! Mamma, tu figli non sarai più sola! Mammuzza, madruzza, madruzza mia! Aiuto la mamma! Fatemi sedere! Siede, vieni, mamma mia! Sulle ginocchia di bambina tua! Bacia, bacia, mamma tua! Mammina bella! Mio. Finalmente l'abbiamo ritrovata! Oh, come sono felice! Franguzzo mio, io sei rimasto tale e quale! Me lo ricordo come se fosse ora! Quando t'ho dovuto infilare dentro il secchio dell'immondizie! E a me? Tu mi hai fatto faticare per infilare. Perché? Ho dovuto piegare in due. Ah, mi ricordo, mamma. Venite a me, figlioli adorati e belli.
Come? Ora capisco perché vedevo quel gattaccio esotico. Voi non sapete, ma io vi dirò tutto. Sì, sì, dici. Sentitemi bene, figlioli sì. miei. Voi siete figli di una pitonessa e di un leopardo. Ma che siamo nati al giardino zoologico? Ascoltatemi, figlioli, e non fate i zuzzurelloni. Vostro padre è il barone Fifittulicò, detto il leopardo. Mammina, hai scelto bene. No, no, figlio Zubelli, non scelsi bene. Vostro padre è un figliolo di un cane. Nipote de cane siamo. Sì. Ma non è il leopardo. Leopardo, ma sempre cane, perché dopo avermi sedotta, mi ha abbandonato pigliandosi i migliori anni della mia vita. Non piangere, mamma, te li faremo restituire sì. noi. Ma come, come? Solo la paura di uno scandalo potrebbe riportarlo a me. Sentitemi bene. Sì, mamma, parla. Sentitemi bene, figlioli. Sì. Andate al circolo dei nobili. È lì che tutte le sere lo sciagurato va. Fatevi riconoscere. Fate sì. quello che volete, ma portatemelo sì. qui. Stai tranquilla, mamma, te lo riporteremo. Vivo o morto? Vivo, vivo. Morto mi farebbe senso. Sì, certo. Messieurs, dames, faites vos jeux. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Oui, la douzaine pour madame. Faites vos jeux, on peut faire encore. Les jeux sont faits, rien ne va plus. 13, rouge, impair et mort. Stavo per cadere.